tutti dalle mie. La domanda è Formigoni. La domanda è Formigoni, sì, scusami. È normale, ripeto, diciamolo ai cittadini che ci guardano a casa, ripeto, con 3,5 milioni di disoccupati che abbiamo nel nostro paese. Le rispondo che subito. Cuore di papà ministro, segnali, chiami, l'avete sentito nell'intercettazione, perché poi la sentenza è sbagliato. Si è rimesso per questo. Glielo ripeto no? Subito, è sbagliato. Oh. Se, però io aggiungo se è capitato così. Perché giustamente Lupi dice, ma per farlo assumere da Perotti, io Perotti lo conosco da 40 anni, è un mio amico da 40 anni, se ho bisogno di far assumere mio figlio, chiamo un amico mio e gli dico, puoi assumere mio figlio, sarebbe stato un gesto assolutamente corretto. Che bisogno aveva Lupi di farsi del male andandolo a domandare a un funzionario pubblico? Questa triangolazione non è credibile, questo è il disastro delle intercettazioni mandate fuori a puntate. Vede, il problema delle intercettazioni non è che sono sbagliate le intercettazioni, ma devono essere tenute segretate, come la legge stabilisce, e invece troppi pubblici ministeri li utilizzano per infangare la gente. Questi pubblici ministeri che dopo aver indagato per 2 anni riconoscono che Lupi non ha commesso nulla di irregolare, ma mandano fuori delle cose che servono. Lo dice su di sé, Presidente, perché anche lei ne ha capitato di tutto. È la stessa cosa. È la stessa cosa. E le barche. Okay, torniamo. E la camera. Un ministro che utilizza il suo potere per raccomandare il figlio o un amico sbaglia. Ma non sembra che Lupi abbia fatto questo. Sì, però perché l'abbiamo sentito dire una cosa in fiera l'altro giorno, il giorno dopo, come dice lei, forse ha torto, forse ha ragione, casualmente è uscita proprio l'intercettazione che dimostrava il contrario di quello che aveva detto. Dimostrava che lui ha fatto incontrare il figlio con incalza, ma non per fargli avere lavoro, per fargli dare una serie di consigli. Vabbè, certo, però le parole sono, nel senso gli dice, dimmi, nel senso di avere consulenze e suggerimenti, consulenze, che senza Lupi, lavoro. Io ho detto a Lupi, consulenze, però mi sono sbagliato, voglio dire consigli, consigli e cose. Però voglio dire, Lupi, a differenza di altri, ha tagliato netto tutto ciò, sacrificando se stesso. Questa è la verità. Tremonti, da cittadina normale, però non sei normale perché sei sorella di un ministro. Non è colpa sua. Di uno dei ministri più importanti dell'economia dei governi passati. Lei sentita la telefonata? Sì, ho sentito la telefonata. La mia considerazione è la seguente. Io credo che ancora oggi fra i politici, e qui non sto assolutamente leccando il culo, scusate l'espressione, a nessuno, ci siano le persone oneste e le persone disoneste. Ci siano dei politici che hanno un ruolo abbastanza di comodo, fra virgolette, per cui vengono trascinati dai loro capogruppo, alzano la mano e abbassano la mano. Ci sono altri personaggi politici che hanno dei grossi poteri e purtroppo, come qualcuno prima ha detto, non hanno spesso, volentieri, la capacità di capire il ruolo che stanno svolgendo. Per cui attraverso queste intercettazioni, che io mi chiedo, ma queste intercettazioni quando escono, chi le fa uscire, viene anche lui mazzettato, perché è da pensare anche a questo. Comunque, mi sa che la stai sparando un po' più grossa. No, non la sto sparando, guarda che a pensare male si fa peccato spesso. No, allora anche sul caso di Lupi a pensare male si può dire. Ecco, però devo anche dire che secondo me Lupi, avendo un figlio, avendo un figlio ingegnere, che bene o male, avendo fatto alcuni anni fa le sue scelte di studio e avendo una laurea che bene o male va a incastrarsi con la sua professionalità, secondo me ha chiesto a qualcuno di prenderglielo, magari scaricarglielo all'estero per farlo continuare a lavorare, perché esistono altri figli di ministri che si sono dovuti togliere dagli uffici d'avvocato, si sono dovuti togliere da altri incarichi proprio perché sono figli dei ministri. Sì, ce ne sono altri che invece sono sistemati. Certo, altri scandalosamente sistemati. Ragazzi miei, però ci sono anche giornalisti scandalosamente, ci sono il papà, il figlio, la zia, il cugino, Augias, non voglio, per carità, neanche simpatico. Però che paese è? Scusami. Quindi è un paese tutto di raccomandati, di papponi, ma non veniva di difendere qualcuno, l'ha detto anche lui che sono tutti raccomandati, forse tu sei l'unico santo, con un aureola così in testa. Io direi, se un direttore privato, ma che privato se i giornali prendono i soldi? Facciamo finire. Nel settore privato, se tu sei il mio amico e hai un'impresa di bulloni e ti mando mio figlio e dico guarda, i giornali prendono finanziamenti pubblici. Allora i giornali prendono finanziamenti pubblici. Tutti prendono finanziamenti pubblici. Sei tu qui che vuoi fare tanto posto, io no. Tutti. No, allora siamo stati, no, è la più finita storia. Voglio dire, però nel pubblico, ma in Inghilterra si è dimesso un ministro perché
fosse togliere il punto della patente, poi c'è figura che guidava la moglie davanti a un'auto velox. La cancelleri? No? Ecco, in Germania si è dimesso un ministro perché aveva copiato un pezzo di tesi di laurea. Ecco, in Italia non si dimettono mai, vero? Lui è un eroe, non diamo la colpa di ha ragione Formigoni. Cioè, perché il problema qual è? Se noi non intercettiamo, queste cose non si riesce per niente. Ma non è questo problema, no? Cioè, il problema non è l'intercettazione che scopre il male, è il male. Il male è che Lupi, quanti anni ha Luca? È ingegnere, è bravo, conosce le lingue. ma lo trovo al posto, lo trovo, se uno è bravo, ingegnere, conosce le lingue, ti faccio adesso. E c'era così tanta fretta di far incontrare su da andare da questo qui e dire, ci mando là mio Luca. Invito Luca, lo mandi in America, senti meglio di mandarlo da Italia. In attesa di andare in America l'ha mandato, all'ingegnere perché io non ero pronto per me. Di quelli che vanno alla fornace, che dai cazzo, il figlio non glielo possono mandare perché non lo conoscono. Ha ragione Speroni Furini quando dice così, perché a un certo punto che non ho capito il suo discorso. Questo figlio di Lupi sembra che volesse un lavoro da Perotti. No, Perotti. Cercavano di fare qualcosa. Diciamo, ecco, ma Perotti mi pare sia un imprenditore privato. Sì. E quindi il discorso della fabbrica di Bulloni non vale più. No, non è quello. No, allora, perché Lupi, per andare da Perotti, passando da Incalza, perché se Lupi... Ma non è possibile questo. Vedendo Lupi un caffetto... Lupi conosce Incalza da 40 anni. Conosce Perotti. Lupi conosce Perotti da 40 anni, che è un privato. Bevendo un caffè al bar, dice Perotti, tu che fai i Bulloni, privato, cioè, non sarebbe da fare, perché comunque lui ha una funzione pubblica. La differenza che lui fa il ministro, la differenza fra un povero Cristo che non ha titolo pubblico, non è deputato, senatore, consigliere, presidente della regione, quello che vuoi tu. Ecco, e questi qua. Infatti, questi non devono, non possono fare queste cose. Scorrettezza, probabilmente non è un illecito penale, infatti non è indagato, però comunque la ritengo una scorrettezza. Il rapporto fa privati, cioè se io sono un privato, lui è un privato e ci mettiamo d'accordo che il tuo figlio va, se è un privato. Allora, posso parlare io, quando mia figlia ha trovato lavoro, il datore di lavoro, dopo che l'ha sottratto, ma tu sei figlia di quello Speroni là, ma gliel'ha chiesto dopo, non gliel'ha chiesto prima. Ecco, io non ho mai raccomandato nessuno, io non ho mai fatto entrare qualcuno al ministero, anzi neppure io c'entravo nel ministero perché sono luoghi che non mi piacciono. Ma quando era ministro lei non ha raccomandato nessuno, onorevole? E quando mai? Perché avrei dovuto raccomandare? Non è nella mia abitudine. No. Per segnalare qualcuno? Allora chieda a qualcuno. No, non c'erano intercettazioni così come adesso. Dunque, intercettazioni c'erano, e come? Anche perché io sono diventato ministro nel 94, le intercettazioni, diciamo, quelle famose, adesso, perché Di Pietro quando non faceva le intercettazioni. Prova a chiedere a qualcuno a vedere. Quindi per me è sempre una scorrettezza. Uno quando ha il suo ruolo, anche se magari conosce uno, eccetera, eccetera, non dovrebbe farlo perché è ministro. Se lo fa uno perché è così, c'è l'amico, può andare bene. Uno dovrebbe trovare il posto perché è capace, non perché c'è il papà che è amico di quell'altro. Però non è neanche vietato, neanche forse così scorretto. Però quando uno è ministro, secondo me dovrebbe astenersi da fare certe cose. Tutto qua. Direttore, poi una direttore, cosa quando, però, quando era il TG4, ha appellato tutti gli altri. Io vorrei sapere perché Formigoni e il suo partito, se il PD c'ha dentro gli indagati, questi e questi, continua a sostenerlo. E infatti io ho posto il problema. Infatti, se possiamo anche dare una svolta alla trasmissione, Lupi si è dimesso. Si è dimesso senza doverlo. Adesso si apre una questione politica grande come una casa. E sono i due pesi e due misure che il signor Renzi ritiene di adottare. Con i suoi. Non è tranquillo, non è accettabile. Torno a dire che ci sono quattro sottosegretari del Partito Democratico. Secondo lei che io ricordo soltanto un nome, la signora Barracciu, sarda, remunerata perché aveva vinto le primarie in Sardegna, hanno detto non è opportuno che un'indagata faccia la candidata a Presidente di Regione, la mettiamo sottosegretario. Già questo dice molto della logica di scambio Partito Democratico. Passa un anno e lo stesso Partito Democratico, a uno che vince le primarie in campagna, non è soltanto indagato, questo è condannato, perché De Luca è condannato in primo grado in campagna ed è il candidato del Partito Democratico in campagna. Queste cose qui, che fanno parte di una cultura garantista, vanno bene se va bene per tutti. Il signor Renzi, che stamattina ha usato definirsi garantista, no, è un opportunista, si comporta secondo quello che l'opportunità gli sollecita, quindi si è aperta una questione politica
siamo responsabili a mandare in crisi il governo in questo momento di difficoltà in cui si comincia a intravedere la ripresa, non lo faremo. Ma i rapporti politici tra PD e Nuovo Centrodestra vanno rivisti, completamente allora, rivisti. Furini, prova a dare, anche se tu sei sul territorio e non sei a Roma, una risposta al problema che ha sollevato il Presidente Formigoni, perché è una questione importante. Tra l'altro, in questo giro di intercettazioni c'è finito anche un senatore del PD, il quale si chiama Ugo Sposetti, si definiva come la Caritas, perché lui, dalle attività di intercettazione, emerge che chiamava anche lui i dirigenti dei vari settori delle grandi opere e in pratica segnalava persone per incarichi, per vari tipi di lavori, e lui stesso, Sposetti, si definiva una sorta di ufficio di collocamento. Diceva, sbottando nelle intercettazioni, non faccio altro che fare l'ufficio di collocamento. Poi oggi, interrogato, dice, ma no, è tutto falso, io segnalavo qualcuno per degli incarichi, facevo un po' come la Caritas, se qualcuno aveva bisogno, io lo segnalavo e gli trovavo